Cari amici di YouTube, ben ritornati sul mio canale. Eccoci qua, a un mese dalla semina. Questo è il nostro loietto Presidian che sta spuntando. Poteva andare un po' meglio, però il freddo ci ha sorpreso ed è arrivata un'ondata di gelo. Diciamo che ce l'aspettavamo, però poteva andare meglio. In questo caso negli spazi dove non c'è il seme abbiamo trasseminato e si spera nelle belle giornate di questi giorni per far sì che vada a completarsi. Oggi con il nostro carrello spandiconcime faremo la nostra prima concimazione. In quanto in fase di semina non è stato dato nessun tipo di concime, neanche uno starter, oggi daremo un concime a mantenimento e un green 7, un 15-5-6 con microelementi. Abbiamo l'azoto, ovviamente fosforo e potassio, più ferro, zinco e carbonio organico e anche il boro. Allora, il green 7 è un concime appunto organico a lenta cessione e va distribuito in modo uniforme nel terreno con il nostro appunto apposito carrello. Una volta distribuito andremo ad aprire l'irrigazione in modo che inizi a sciogliersi e inizi ad agire. Allora, qua abbiamo il dosaggio di 40-70 grammi per metro quadro, indicativo, noi ne diamo 35, e poi qua abbiamo il periodo di dosaggio di questo tipo di concime, che ci indica febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre, essendo un concime di mantenimento. Però ovviamente dobbiamo vedere anche prima di tutto le condizioni meteorologiche della nostra zona, perché se a giugno abbiamo 40 gradi come me in Sardegna, non posso dare un grissette su una microterma, una festuca, un loietto, perché potrei avere dei problemi anche per quanto riguarda le malattie, perché comunque lo stiamo stressando coi tagli, in più fa caldo, non daremo di certo un concime con un alto titolo di azoto, ma magari andremo a preferire il potassio e il fosforo. Quindi se invece avessimo una macroterma come un Cynodon Dactylon o un Paspalum, potremmo dare questo concime per tutta l'estate, quindi aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, anche settembre. Quindi in base alla stagione si dà o un mantenimento o un antistress. Ad esempio nel periodo invernale andremo a dare un antistress, però in questo caso noi dobbiamo dare uno sprint a questo tappeto e daremo un green 7. E niente, poi vi farò un altro video con ulteriori approfondimenti per quanto riguarda i concimi. Eccolo qua, si presenta in granuli di diverse dimensioni. Questa confezione dovrebbe farci 500 metri quadri di area. Per qualsiasi informazione anche sul concime, su dove acquistarlo, scrivete sempre qua sotto nei commenti. Vi invito sempre a seguirmi sul mio canale, iscrivetevi numerosi anche nella pagina Instagram, Greenhouse Italia. Ciao e al prossimo video.